Un saluto a Giorgio e Alan e un invito a guardare GCN Italia. Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Ringraziamo i nostri amici che ci hanno salutato da Gran Canaria. Mi raccomando, se volete anche voi fare i saluti al GCN Italia Show, scrivete, mandate i video su Messenger della nostra pagina Facebook. Non su siate Facebook, timidi. Mi raccomando, GCN Italia. I più creativi verranno messi nel nostro GCN Italia Show. Lead Story. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un video dove andavamo a vedere quanto peso avevano perso i professionisti durante una corsa a tappe di 3 settimane, o quanto ne avevano perso, magari ne avevano messo, insomma, come è cambiato il peso. Questo video ha scatenato la curiosità di molti e infatti è stato interessante ascoltare appunto i professionisti e che durante il giro hanno addirittura messo su anche 1,2 kg oppure sono rimasti uguali. Sì, è curioso vedere come varia il peso nei prof, se varia. Per essere sicuri delle domande insomma, che ci avete fatto, per essere sicuri di dare delle risposte corrette, abbiamo interpellato Erika Lombardi, che è la diet coach del team Nippo Fantini, diet coach, quindi insomma, quella che si occupa dell'alimentazione della squadra durante la corsa, e abbiamo chiesto un po' delle domande che ci avete fatto anche voi. Quella forse la prima che ci viene in mente è: quante calorie si consumano, si bruciano in un giorno durante una corsa a tappe? Tra le 5 e le 7.000 in certe tappe, 7.000 io... Ho fatto qualche giro d'Italia, diciamo, e sono arrivato spesso alle 7.000, perché più sei pesante, sei massiccio, più tendi a bruciare di più. Anche te eri vicino agli 80. Finivo il giro che ero 75-76, perdevo sempre 2-3 chiletti, arrivavo sempre un pochino abbondante magari. Poi più si pesa, più si fa fatica in salita, più tempo ci si mette a fare le tappe, sei sempre in bici 40 minuti più degli altri. E quindi sì, alla fine si brucia più. Gli uomini pesanti sono destinati a stare sempre in bici più degli altri in un grande giro. E abbiamo chiesto anche come varia la massa grassa e la massa magra durante le 3 settimane. Diciamo che qui la risposta un po' varia, insomma dipende un po' dal corridore. Sì, è difficile essere precisi perché diciamo l'uomo di classifica, comunque lo scalatore, si presenta al giro già molto magro e quindi non può avere una variazione di massa grassa importante. Anzi, l'obiettivo spesso è proprio mantenere questi valori, sia la massa grassa che la massa magra dovrebbe cercare di essere regolare per tutto il Giro d'Italia, specialmente la massa magra che si tende a perdere con sforzi molto lunghi, come appunto una corsa di 3 settimane, quindi si tende proprio a mangiare il muscolo e a diminuire la massa magra. E poi perché si tende a gonfiarsi? Alcuni si gonfiano e trattengono liquidi, perché il fisico, possiamo dire, tra virgolette, si infiamma, il sistema, diciamo, va un pochino in emergenza perché, diciamo, gli fai del male per 3 settimane, sono sforzi continui e quindi si difende, va a trattenere liquidi per tutelare i muscoli. Trattiene liquidi per due motivi principalmente. Il primo perché le fibre muscolari si danneggiano e quindi questo atto di poi ricostruzione delle fibre implica un aumento dell'acqua che viene trattenuta all'interno dei muscoli. Secondo luogo, il glicogeno, cioè la forma in cui viene stoccato lo zucchero all'interno del nostro corpo, contiene, insomma, unito a una molecola di glicogeno ci sono 4 molecole di acqua. Questa cosa fa aumentare molto il peso poi complessivo dell'atleta, senza che poi vada ad aumentare il grasso, però effettivamente è tutta acqua che poi viene persa nelle prime ore di attività. Poi ci sono alcuni corridori che rischiano il catabolismo. Cos'è il catabolismo? Quando un atleta è eccessivamente magro. E quindi cosa succede? Il corpo, per stare a galla, per sopravvivere, mangia il muscolo, va a nutrirsi dei muscoli, mangia tu ti autoconsumi. Mangia il muscolo perché il grasso è fondamentale per il corpo umano non può vivere senza grasso. Il muscolo invece, dall'altro lato, è un qualcosa che il corpo può fare a meno, anzi è un qualcosa di molto costoso da mantenere, come avere una macchina di grossa cilindrata, avere tanta muscolatura. Quindi un corpo che vede che sta perdendo tutto il grasso, cioè la sua riserva di energia... Io non ci sono mai andato in catabolismo. Per paura... Non so perché in catabolismo non ci sono mai andato, su 7 grandi giri che ho fatto, non so perché. Ma succede a quelli forse un po' più magri, sì, più tirati. Non ero tra quelli io. A proposito di magrezza, abbiamo chiesto più o meno le percentuali di massa grassa dei corridori durante il giro, che rimangono abbastanza stabili, ma si cerca di mantenere tra stabili. Tra il 5 e il 7-8%, sì. Dipende. Dipende molto dal tipo di corridore e dal metodo utilizzato per misurare questa massa grassa. Essenzialmente se si usa una plicometria classica, si usa una DEXA, si usa un'impedenziometria, che è una tecnica un po' diversa per ricercare più che altro l'idratazione o comunque come si sposta il liquido internamente e esternamente alla cellula, cambia effettivamente il risultato poi di massa grassa che ne viene fuori. Però insomma dal 5-7% rientra un po' tutti i professionisti. Il messaggio che vogliamo dare a chi ci segue, ci seguono ragazzini dai
12 ai 16 anni, 18 anni, cicloamatori, che non dobbiamo per forza inseguire la magrezza estrema dei professionisti, che sono comunque seguiti da esperti, hanno comunque un percorso, una tabella con un programma alimentare ben preciso e viene calcolato sempre comunque il consumo giornaliero, soprattutto in un giro a tappe. E soprattutto ricordatevi che non vince quello che è estremamente più magro, ma vince quello più forte, quindi ognuno ha il valore giusto per lui. Io posso dire di aver incontrato nella mia carriera alcuni corridori che inseguivano questa magrezza estrema e si sono ritrovati ad andare molto più piano di prima perché avevano perso forza, si erano mangiati il muscolo e avevano dimagriti nella maniera sbagliata. Se per perdere un chilo si perdono 20 watt alla soglia, si capisce che poi l'equazione non rende, quindi è meglio avere quel chilo in più ma avere allo stesso tempo più forza in modo da spingere di più. Tra molto soggettivo, molto possiamo soggettivo. Dire questo, non possiamo dare un valore preciso. Assolutamente cioè. No. Tra l'altro, attenzione, nella fase dell'adolescenza, comunque nella fase dai 12-13 anni fino ai 16-17, prima per le ragazze, in quella fase si producono tantissimi ormoni, il nostro corpo produce molti ormoni. Gli ormoni, per essere prodotti nel modo corretto, devono avere una base di massa grassa necessaria per poterli produrre, altrimenti non si possono produrre questi ormoni e fondamentalmente si limita lo sviluppo. Quindi ragazzi, facciamo molta attenzione a metterci in testa: devo dimagrire, devo diventare come Froome, non lo so, come Quintana, perché il problema potrebbe essere grave. Se andiamo a perdere troppo peso, troppo grasso nella fase di sviluppo, faremo dei danni al nostro metabolismo, comunque al vostro, io ormai sono andato. Però mi raccomando, ragazzi, se siete indecisi, fatevi seguire. Esatto, non fate le cose da voi e cercate di avere una misura, nel senso né estrema magrezza né tutti i giorni al fast food. Poi siete ragazzi, ma divertiti, mangiate quello che sentite di mangiare, che bruciate tutto, capito ragazzi? Tranquilli. Race News. Continua la stagione d'oro di Jakob Fuglsang, che dopo aver vinto la Volta Andalusia, la Liegi-Bastogne-Liegi, aver vinto anche la tappa la Tirreno, vince per la seconda volta in carriera il Giro del Delfinato davanti a Van Gardner e Buchmann. Però quello che mi ha impressionato di più in questo Delfinato è stato Wout van Aert, il belga capace di vincere sia a cronometro che in volata di gruppo. Un fenomeno. Questo qui, a mio parere, si è un po' indispettito per il fatto che Van Der Poel, il suo eterno rivale nel ciclocross, ha fatto numeri da fenomeno e lui non vuole essere da meno e quindi si è inventato numeri pazzeschi. Lo vedremo al Tour, lo vedremo, e secondo me farà ancora grandi cose. E ha recuperato un po' dopo le classiche, adesso tornando veramente in condizione di vincere una cronometro il giorno dopo una volata è qualcosa di stranissimo. Tra l'altro io ho visto il Delfinato solo una tappa su Eurosport, il resto ho visto i tuoi highlights e insomma... Bella la pronuncia delle città in francese, delle cittadine di partenza. Il francese sono negato, poi c'erano delle città, dei paesi talmente lunghi, cioè era difficilissimo. No, ma va benissimo. Ma come va benissimo? A parte che vabbè, lo ammettevo mentre parlavo negli highlights, dicevo scusate la mia pronuncia in francese, è un disastro, però faccio quello che posso. La Mauriac Crapon-sur-Arzon, scusate ma la mia pronuncia francese è orribile. Andiamo avanti. Giro del Belgio. Remco Evenepoel della De Kuenne Quickstep vince la classifica generale davanti alla coppia della Lotto Soudal, Kampenaerts e Wellens. Evenepoel fantastico, il più giovane vincitore della storia del Giro del Belgio, a 19 anni, sicuramente ha un futuro davanti a sé enorme. L'abbiamo menzionato più volte nei nostri show a inizio anno e sta mantenendo le promesse, un fenomeno davvero. Giro di Corea. Vince la classifica finale Filippo Zaccanti. Zaccanti era il mio compagno di squadra lo scorso anno e quando eravamo in ritiro ci divertivamo a scrivere canzoni su ovviamente basi già esistenti e riprodurle con la chitarra. Lui è bravissimo con la chitarra, è molto bravo anche a cantare, quindi io scrivevo e lui le riproduceva. Poi ci aiutava anche Simone Ponzi. Abbiamo un contributo video, un contributo che mettiamo in onda solo per voi. Guardate. Ho mal di gambe come te. Eri a tutta nel gruppetto come me. Ho mal di gambe come te. Tu eri a tutta nel gruppetto come me. La, 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 la. Diciamo che Zaccanti sta Battisti come Marangoni sta Mogol. Sì, io scrivevo i testi, ero ispirato e quindi... ci davamo da fare. Se volete vedere il video integrale andate sulla mia pagina Facebook, lì troverete tutta
la perla che abbiamo tirato fuori. Giro d'Ungheria. Vince Neilands, corridore lettone della Israel Academy, tra l'altro in Ungheria l'anno prossimo partirà il Giro d'Italia. Eh sì, l'unica vittoria italiana di questo giro a tappe è andata a Manuel Belletti dell'Androni Sidermec. OVO Energy Women's Tour. Vince Elisabeth Degnan al rientro dopo la stagione 2018 dove ha fatto la mamma, non la ciclista, quindi gran rientro e vittoria in una grande corsa World Tour. Battute la Nieve Adoma e la Peters. La migliore italiana in classifica è la Longo Borghini, decima classificata. Giro d'Italia Under 23. Prime tre tappe a corridori inglesi, il prologo e la prima frazione in linea Ethan Ayters, mentre la seconda frazione in linea a Matthew Walls. La frazione invece che ripercorreva il tracciato della Strada Bianca è stata vinta da Fabio Mazzucco. Ieri c'è stato il primo arrivo in salita vero, è andato al colombiano Ardila, al secondo posto Verschave, davanti a Rubio, primo italiano Covia, quarto posto. GCN Italia Tech. Oggi rispondiamo a Mr. Superallo, che tra l'altro ha vinto la Caption Challenge la scorsa puntata. Reduce dalla vittoria alla Caption. Ci scrive, Giorgio risponde, ma ai grandi giri i corridori non rischiano l'overtraining? Allora, l'overtraining è una situazione di grande affaticamento del corpo in cui si modificano parecchi valori cardiaci, emotivi, proprio fisici. Anche i valori ematici sballati completamente. È una situazione di grande stanchezza. Rischiano sì e spesso ci vanno anche. Insomma, un giro di 3 settimane può portare overtraining, soprattutto in corridori magari pesanti che devono andare a tutte le tappe. E posso garantirvi che non solo nei grandi giri i corridori rischiano overtraining, ma alcuni corridori vanno anche prima in overtraining prima di iniziare la stagione. Io ho corso con corridori che hanno forzato troppo in inverno, hanno dato poco spazio al recupero e si sono ritrovati con i valori ematici completamente sballati, senza forze, e sono stati costretti a un periodo di riposo per poi riprendere gli allenamenti. Il livello nei professionisti è molto molto alto, molto livellato, quindi per emergere bisogna veramente andare a tutta e a volte si fa prendere un po' la mano, ci si allena più del dovuto, si corre troppo e non si dà spazio al recupero. Il rischio è sempre quello di finirsi. Se voi andate in una corsa a tappe, tra i corridori tutti parlano di recupero, recupero, recuperato, metti le gambe in alto, metti le calze, così si recupera meglio, insomma. È una cosa che si cerca di più in assoluto durante le corse. Giorgio, ti dico un segreto, io non ci sono mai andato in overtraining. Mai, mai. Non so perché. Ma perché sei una roccia. Non rischiavo di allenarmi troppo. I tuoi commenti. Siamo arrivati al momento topico del GCN Italia Show. Oggi ho gli occhiali, per fortuna. Allora, posso leggerlo io? Vai. Io non mi sento più adatto a leggere i tuoi commenti, perché gli do quell'enfasi. Te lo avvicino. Vai. Allora. Salva, basta per salva. Con il saluto della Paternoster siete andati oltre il top come qualità, e te credo. Cioè, Paternoster, oltre ad essere veramente un talento cristallino del nostro ciclismo, è anche una bella ragazza. Bisogna essere oggettivi. Non l'avrei mai detto. Cioè veramente, sapevamo che avevamo fatto un piacere a tanti, e noi stiamo pensando, anzi, è in programma una presenza di GCN Italia al Giro d'Italia Donne, Giro Rosa, e anche sì, al campionato italiano. Quindi stiamo pensando di fare qualche, chiediamo ai pro, no? Sì, le puntate. Qualche contenuto con, come abbiamo fatto per il Giro, anche per il Giro donne. Ci piacerebbe comunque valorizzare il più possibile il mondo femminile. Se volete darci qualche spunto nei commenti sulle cose che possiamo chiedere alle donne professioniste, fate pure, non fatevi problemi. Andiamo avanti. Michele Baldini, ci si può iscrivere due volte? Mitici, magari. Comunque no. Siamo già a 31.000, no? Quasi sì, siamo passati 30.000. Senza però doppia iscrizione, cioè con un'iscrizione singola. Michele, puoi consigliarlo magari ai tuoi amici, se vuoi. Esatto, divulga, divulga il verbo di GCN Italia. Ma poi è un favore anche a voi, insomma, più cresciamo più riusciamo a produrre bei contenuti. E quindi più possiamo ascoltare anche i vostri consigli e produrre quello che volete vedere, insomma. Elisabetta Esposito, grandi ragazzi, vi adoro, vi seguo da quando avevate 2000 iscritti, cioè è stato proprio quando ero da solo, quando è stato da solo, che ero timidissimo sulla mia scrivania, che ho guardato, hai visto i miei primi video? Tutti li ho visti. Prima che tu arrivassi, che ero solo come un cane, ero imbarazzatissimo, veramente, avevo questa voce sottile. Ma me lo ricordo il primo show quando mi detto, com'è bello fare le storie con una spalla da parte. No, io ho fatto il cambio di marcia deciso proprio quando è entrato Giorgio, il fatto di riuscire a passarci la palla tutte le volte. Vabbè, comunque aiuto. Ti dà uno stimolo in più, un'energia diversa. Comunque, andiamo avanti. Giovanni Masini, ciao Alan e Giorgio, un immenso piacere aver potuto salutare Giorgio a Riccione alla partenza della Croce del 19 maggio. Come respira? Stringono i tempi. Peccato non aver beccato anche tu, Alan.
mi spiace, ero in giro a fare queste interviste ai pro, lavoravo per voi. Si potrebbe fare di tanto in tanto una puntata dello show davanti al pubblico in varie città italiane. Beh, l'abbiamo fatto a Verona, eh? Cioè non davanti a un pubblico, perché poi ci imbarazziamo. Era dietro, non è facile. Ci passava chiunque dietro di noi. Non è facile, eh? Oppure proprio in giro girare un video intervistando la gente comune che comunque mastica ciclismo. Beh, quelle cose si possono fare. Allora, c'è un video appassionato, bellissimo, che è stato visto poco, una speciale Strade Bianche si chiama. Andatelo a vedere, lì ci sono delle interviste anche alla gente del pubblico, insomma, quelle che abbiamo trovato in Piazza del Campo. Abbiamo coinvolto gli appassionati anche lungo le strade, quindi andate a vedere quelle che ha fatto poche views, magari le alziamo un po' le views di quel video. Anche perché è veramente bello. Pazzo strano. Pazzo strano. Pazzo strano. Pazzo, pezzolato con questa mia T, suona anche pazzo, un po' così strano. Vorrei entrare nel mondo del ciclismo agonistico. Come posso fare? Siete due grandi, vi stimo molto. Pazzo strano. Provo a risponderti. Bisogna sapere intanto che età hai. Allora, se hai meno di 23 anni, ti consiglio comunque di passare nel ciclismo agonistico. Provare a cercare una squadra, sicuramente piccola, magari per iniziare a correre, però nel ciclismo, insomma, con l'agonistico. Oppure, se hai più di 23 anni, puoi pensare di fare il ciclo amatore, andare a fare le gran fondo e provare, vedere come. Come te la cavi, come se può essere magari il futuro, no? Diciamo che a qualcuno è successo di passare dalle gran fondo ai professionisti. No, prima faceva salto con gli sci, un certo Primoz Roglic. Parliamo sempre di lui perché è incredibile sotto tanti punti di vista, non ultimo il fatto che da saltatore con gli sci ha fatto un anno da ciclamatore. Faceva le gran fondo. Io penso che ho fatto podio al Giro del Friuli, sì. Ciclamatori. Poi di lì, una squadra Continental, l'Adria, poi World Tour e poi è diventato corridore che è, insomma. È una storia incredibile quella di Roglic, no, se ne parla poco, per il personaggio che è. No, perché sei lui un po' introverso così, ma secondo me merita tanto. Comunque, pazzo strano, per dirla tutta, quindi se hai meno di 23 anni puoi andare a iscriverti in una squadra agonistica, FC, oppure prova con le gran fondo, prova. Con le gare in circuito, comunque a livello amatoriale per forza. Intanto di vedi che aria tira. Esatto. Anche per questa volta i commenti sono finiti e niente, ci vediamo alla prossima. Sì, no, continuate a commentare. Continuate a commentare. Se volete fare domande particolari, guardatevi di usare l'hashtag Giorgio risponde, Giorgio Anna risponde, Anna risponde, come volete voi, insomma. Vai! Sondaggio della settimana. Nello scorso episodio vi abbiamo chiesto quale marca di abbigliamento preferite, quale utilizzate maggiormente, insomma. È impossibile avere un risultato preciso perché avete scritto veramente svariate marche e comunque c'è un equilibrio. Abbiamo visto comunque così, Santini, comunque. Sì. Assos, Castelli, bene ma così, anche altre insomma, marche. Più marchi ci sono, quindi meno monopolio c'è di un singolo esatto. Marchio, più si riesce a offrire prodotti sempre tecnologicamente avanzati e si va avanti col progresso, insomma. Questa settimana vi vogliamo chiedere una domanda nel sondaggio che si lega alla Lead Story, come sì. Sempre. Ed è, avete mai fatto una plicometria? Cioè, la domanda è sì o no, cioè la risposta è sì o no, la domanda è precisa, non dobbiamo oppure sapere. Come l'avete misurato, se avete fatto non vogliamo sapere la percentuale di grasso che avete, mi raccomando. Sì o no, l'avete mai fatto e vediamo in quanti l'hanno fatto. Via col sondaggio. Caption Challenge, la sfida infinita delle didascalie, a vincere oggi è Davide Vironda, anche a Froome è venuto caldo al saluto della Paternoster. Te credo, con la Paternoster che ti ammicca così a inizio puntata, è normale. Tra l'altro, mandiamo un in bocca al lupo caloroso a Froome. Infortunio gravissimo al Delfinato, gli ha compromesso la partecipazione al Tour, ma forse anche per tutta la stagione di quest'anno. Sì, siamo avuto una frattura esposta del femore, più altre fratture, quindi una cosa molto grave. Speriamo possa tornare il prossimo anno alla grande. Comunque, Davide, la borraccia è tua. La borraccia è tua. Vai! Vai, Giorgio, il viaggio spazio-temporale è partito. Mamma mia, dove l'hai tirata? No, arriva prima almeno. Vai. Va bene. Allora, questa settimana invece abbiamo questa foto. Allora, prova a citare perché con le freddure sì, te la cavi no, meglio. Io direi quando la speaker ti fa in bocca al lupo e dietro di te c'è un canide che insomma dice ma non sono d'accordo sull'in bocca al lupo. Cosa ne pensi, Teddy Merckx? No, ma Teddy Merckx è un orso. Non dà segni di vita. Comunque, mi raccomando, per chi vince la Caption Challenge scrivete al nostro profilo Instagram di Alan e Giorgio. Sì, qui sotto. E niente. Buona sfida a tutti. Vai. Siamo arrivati alle conclusioni anche di questo show. Ringraziamo il Bike Fellas per l'ospitalità. Come sempre. Anche ringraziamo anche Teddy Merckx, ovviamente, per la presenza un po' importante. Oggi, sì, un po' sta sulle sue, però va bene.
E come sempre, se volete vedere un altro video potete cliccare qui a destra, lo shopping online a sinistra. Mi raccomando, un bel like, condividete il video, se non vi siete ancora iscrittivi, iscrivetevi al canale. Ciao! Bye, ciao.